ringraziare tutti i relatori, quindi noi gli abbiamo fatto un applauso per tutti i relatori. Molto grandi e molto pazienti per il fatto che io sia stato così duro, diciamo, con loro nel rispettare i tempi, ma d'altra parte quando ci sono, ormai sono abbastanza esperto da capire, quando ci sono così tanti relatori bisogna essere così, altrimenti non si finisce più. Quindi Stefano, vuoi dire, vuoi cominciare tu a dire qualcosa? È difficile tirare le conclusioni da una giornata così complessa e ricca di spunti. Io ne ho selezionati tre, che sono forse, diciamo, una mia interpretazione, non tanto nel merito dei singoli aspetti, ma di carattere generico. La prima considerazione la vorrei riservare all'agricoltura biologica e alla ricerca in agricoltura biologica. È un settore in crescita, è un settore tuttora modesto rispetto al complesso dell'agricoltura, però ritengo che abbia una funzione essenziale, che sia quella di apripista per un modello più rispettoso dell'ambiente, l'applicazione di modelli agroecologici, quindi puntare sulla funzionalità degli ecosistemi più che sugli apporti esterni. Ho un po' il sospetto, cioè, dell'agricoltura biologica, un'altra cosa che non mi piace sono l'eccessiva regolamentazione, cioè che spesso si fa più attenzione alla regola che non alla sostanza. Però la funzione, secondo me, di apripista e di modello è essenziale, tant'è che anche la Commissione europea e nello stesso raccomandazione alla Commissione europea da parte del Advisory Group di Society Challenge 2, questo ruolo è riconosciuto ed enfatizzato. Quindi anche in questo caso, quindi per ciò che riguarda un approccio più sostenibile all'agricoltura, io credo che il ruolo dell'agricoltura biologica sia fondamentale. Un'altra considerazione che volevo fare è questa. Le risorse per la ricerca in agricoltura, per la ricerca in generale, ma anche forse in particolare per la ricerca in agricoltura a livello nazionale sono calanti. Sono calate in maniera drammatica, sono aumentate a livello europeo, ma è aumentata anche la concorrenza, sono calate a livello nazionale. Ecco, quello che ovviamente non si può far colpa a nessuno, anche perché la crisi economica è quella che conosciamo tutti e i tagli non ci sono solo sulla ricerca, ma anche nel campo sociale, eccetera. Ciò che una riduzione delle risorse dovrebbe raccomandare è un miglior uso delle risorse, quindi una riduzione, un far masse critiche, una maggiore collaborazione, un fare sistema, cosa che in realtà, nonostante le raccomandazioni, è un concetto che stenta ad applicarsi. Anzi, devo dire che forse ciò che sembra prevalente in momenti di scarsità di risorse è che ognuno cerca di difendere quelle poche che riesce a conquistare e le difende territorialmente dalla possibilità di competizione con altri. Ecco, secondo me questa è una tentazione comprensibile forse, ma che va sconfitta cercando anche di fare il miglior uso possibile di quelle reti di cui abbiamo avuto alcune testimonianze. Parlo della RIRA, per esempio, per rimanere nell'ambito dell'agricoltura biologica, delle piattaforme tecnologiche. Adesso abbiamo l'occasione del partenariato europeo per l'innovazione, i gruppi operativi, la rete PEI a livello europeo che dovrebbe fare la rete delle reti. Ecco, io penso che sia il momento di passare dalle dichiarazioni ai fatti e cercare di dare anche come enti di ricerca sostegno a queste iniziative. Una migliore utilizzazione, lo dicevano anche, Moretto ha fatto una proposta, anche una generosa offerta di esportazione dell'esperienza fatta in Lombardia al resto dell'Italia, per la verità ha detto all'Italia, ma considero ancora la Lombardia parte dell'Italia. E lo stesso Chiara Giglioli mi sembra ha detto che
c'è un cattivo uso, cioè spesso si reinventa la ruota in diverse situazioni. Io penso che un po' come il concetto del riuso nel codice dell'amministrazione digitale, poco applicato per la verità, così dovrebbero esserci degli strumenti ma resi operativi per condividere le esperienze positive, gli strumenti sviluppati da una regione, da un territorio, da un ente, da un ministero, e renderli fruibili liberamente. È un po' la logica applicata agli strumenti di quella che dovrebbe essere anche la condivisione a livello di dati. Il movimento Open Data promette tanto, spero che si riesca anche a farlo decollare in modo sostanziale. Ultimo commento, che poi mi taccio, è sulla questione che è stata anche questa sollevata da più parti, della comunicazione e informazione, che su un ambito così delicato come quello dell'uso di pesticidi, con tutte le l'atmosfera di sospetto, di pericolo, che tra l'altro vedevamo nelle diapositive presentate da Pisante stamattina, che in Italia, nonostante i dati ufficiali ci dicano che l'agricoltura per quanto riguarda i residui pesticidi è forse tra le migliori o forse la migliore d'Europa, ha livelli di percezione di rischio più elevati del resto dell'Europa, quindi c'è una contraddizione che forse è nella natura un po' emotiva degli italiani. È importante la comunicazione, lo diceva sia Zanin che Ricciolini anche prima. Ci sono degli strumenti, anche per tornare a quello di cui avevo parlato a livello europeo, per esempio c'è un capitolo, sempre in Societal Challenge 2, che è quello legato al, ci sarà nella prossima programmazione, Rural Renaissance, cioè Rinascimento Rurale, che prevede anche proprio la condivisione di informazioni, la condivisione di attività dimostrative, di aziende dimostrative, cioè strumenti che servono a condividere e a far circolare l'informazione. È un ambiente, è un ambito delicato, ha un altro strumento sempre nell'ambito di Horizon 2020, un altro pilastrino, non è uno dei tre pilastri principali, ma c'è un ambito che si chiama Science with and for Society, che è proprio dedicato a sviluppare strumenti ed esperienze di comunicazione fra scienze e società. Dicevo, e poi finisco, che è un ambito comunque delicato, in cui c'è esigenza di professionisti. Non basta raccomandarsi alla responsabilità dei ricercatori nel fare comunicazione. Ciò che è stato dimostrato abbondantemente dai studi sociologici è che l'informazione scientifica corretta su argomenti delicati, ma prendiamo, non so, gli OGM, in Italia sono ovviamente uno degli aspetti più delicati, ma prendiamo negli Stati Uniti, forse non in Italia, la contrapposizione fra evoluzionismo e creazionismo, la pericolosità o meno, utilità dei vaccini, i cambiamenti climatici, e probabilmente, data la delicatezza, potrebbe applicarsi anche alla questione dei pesticidi. L'informazione scientifica è spesso recepita in maniera selettiva, cioè si pesca ciò che conferma delle convinzioni che uno ha per questioni culturali, religiose, sociali, per l'ambiente che frequenta e così via. Quindi per questo non basta la buona volontà dei ricercatori, ci vuole anche un apporto di professionisti. L'approccio per sfide sociali di Horizon 2020, che oltretutto ha integrato l'aspetto, quello che si chiama SSH, Social Sciences and Humanities, tutti gli aspetti sociali in modo trasversale in tutti gli ambiti di ricerca, è forse l'approccio giusto. E anche noi dovremmo imparare come ricercatori a incorporare questi aspetti di condivisione di informazione a livello specialistico nei progetti di ricerca, in particolare su un ambito delicato come questo dell'uso dei fitofarmaci e dei pesticidi. Ecco, sono tre aspetti che mi sembrava, almeno a me, sono sembrati degni di rilievo,
insomma, dovevamo essere in tre a chiudere con le conclusioni, quindi oltre a noi due, Stefano Bisoffi e io, dovrebbe essere qui Claudio Lorenzini, che purtroppo però mi risulta che sia malato e quindi non è potuto venire. Però siccome vedo ancora, forse è andata via Serenella, no, quindi potrebbe forse dire lei qualche cosa per la direzione generale dello sviluppo rurale del MIPAM. Scusate, 30 secondi proprio dato il tempo e la vostra perseveranza fino ad ora. E no, niente, posso aggiungere appunto rafforzando uno spunto che ha già accennato il dottor Bisoffi sulla questione della carenza di risorse a livello nazionale per la ricerca e soprattutto però, come richiamavo nella parte finale del mio intervento, che appunto voleva motivare le interazioni che ci dovranno essere tra questi due strumenti programmatori, quindi tutte le azioni che potranno essere svolte a livello di PAN, fitosanitario, in tema di ricerca e innovazione, dovranno e potranno essere correlate adeguatamente con tutto quanto invece poi viene gestito e previsto e pensato e inquadrato all'interno del piano innovazione e ricerca. Quindi questo credo che sia un elemento chiave anche per massimizzare l'efficienza delle scarse risorse, anche valorizzando anche tutto quello che c'è già come innovazione disponibile. Molte cose sono state anche presentate e nel piano innovazione sono già elencate tante cose che sono già disponibili, che probabilmente possono favorire la realizzazione anche rapida di alcune e dare alcune risposte anche rapidamente, oltre che all'aumento di conoscenza. Io volevo chiudere come al solito cercando di essere un pochino critico da un certo punto di vista, dall'altra parte ottimista. Sono state dette molte cose oggi molto interessanti, questo è un settore particolarmente trasversale che copre, come avete visto, la parte ambientale, la parte chimica, la parte biologica, e quindi è possibile mettere assieme tante competenze, e quando si mettono assieme tante competenze si può anche applicare a tutta una serie di fondi che non sono necessariamente i soliti fondi. Quindi secondo me questa è una visione che noi dobbiamo imparare ad avere. Per esempio si può convincere il Ministero dello Sviluppo Economico che è importante investire su questo argomento, oppure si può sfruttare i fondi che l'Unione Europea dà attraverso le regioni della convergenza o cose di questo genere. Quindi secondo me dobbiamo cercare, ecco, di avere una visione un pochino più ampia, e l'argomento ce lo permette, francamente. La seconda cosa è che ho sentito tantissime relazioni molto belle questa sera, soprattutto nella sessione scientifica, mi scuso per non aver potuto essere presente a tutte le relazioni, ma c'è ancora tanto che si può dire. Vabbè, per esempio, quando parlavate oggi, io pensavo, ma perché non fare una medicina personalizzata per le piante come facciamo una medicina personalizzata per gli uomini? Cioè, quando si parla delle macchine che spruzzano i pesticidi, chiamiamoli così, i fitofarmaci e queste derive appunto delle cose, ma ormai siamo quasi arrivati al punto che con un drone possiamo andare a spruzzare nella foglia o nel punto dove l'insetto sta provocando quel danno. Cioè, perché non facciamo un passo avanti sempre con le tecnologie appunto che oggi ci consentono di fare queste cose? Magari non è sempre economico, ovviamente, però potrebbe essere economico in determinate circostanze, in determinati casi, e così via. Quindi, insomma, a me è piaciuta molto la giornata, mi sembra che abbiamo avuto uno spaccato molto interessante di come il PAN sia interessante, sia integrato molto bene nella progettualità del Ministero dell'Agricoltura e Foreste generica in agricoltura, e quanta gente può lavorare bene e in sinergia, tutti gli enti che oggi sono stati presenti e sicuramente tanti altri, su questo soggetto di grande interesse. Quindi, come ha detto Serenella, vi ringrazio per l'endurance, per la pazienza, e penso che ci vedremo presto, perché spero che questo sia
un'esperienza che potete ripetere periodicamente anche per vedere come il bando si sviluppa nel tempo. Grazie. Thank you.